Mentre Ileana prende il posto, attacco al concetto di flash oggi, in questi tempi abbiamo la possibilità di fare appunto solo dei flash, ma per chi è interessato a questi temi ci saranno 3 giorni interi al convegno italiano che stiamo organizzando a Reggio Calabria dal 27 al 30 ottobre, in cui chiaramente lì si potrà andare più nel dettaglio di ognuna di queste tematiche. Nel dare il benvenuto a chi ci ha nel frattempo raggiunti, passo con piacere la parola a Ileana Schifani, del consigliere nazionale di ANCI e sindaco di Scontrone in Abruzzo, un paese in sponda a sinistra al fiume Sangro, un fiume importante, che quindi ci può raccontare un po' anche la sua esperienza di un comune di Verasco. Su questi temi e sulle difficoltà di tutti i giorni che si incontrano laddove si vuole affrontare il tema della riqualificazione fluviale. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, allora, porto un'esperienza di carattere locale, l'esperienza di un piccolo comune, però diciamo, mi preme fare un paio di premesse. Una, che mi scuso se le esperienze hanno tutte veramente di carattere locale, cioè alla realtà che amministro, ma le ho selezionate proprio perché sono in qualche modo anche rappresentative di quelli che sono alcuni problemi nella prassi amministrativa. E l'altro aspetto che mi piace sottolineare è che appunto ho iniziato a fare il sindaco ormai 4 anni fa, venendo anche da un'esperienza associativa di lunga data all'interno del CIRF, e quindi sono arrivata all'esperienza di sindaco, diciamo, anche con questo portato di conoscenze e con tutte le buone intenzioni, diciamo così, di provare a mettere in pratica tutto quello che appunto in qualche modo esprime il ragionamento, i concetti che abbiamo appena visto. Dunque parto da questo, non ho chiaramente la pretesa che voi leggiate qui dentro, ma solo per farvi vedere che sono documenti ufficiali ed è stato il primo impatto che ho avuto insediandomi in ambito. Cioè, arrivo e tra le carte trovo che ci sono lavori di sistemazione idraulica previsti sul fiume Sangro, proprio nel tratto interessato dal comune, per 120.000 euro. Si tratta di ripulitura di alcuni tratti del fiume, e però appunto la documentazione che trovo è una documentazione, diciamo così, che in qualche modo non mi soddisfa, nel senso che c'è una cartografia, viene individuato a grande scala il tratto interessato e si dice ripulitura per motivi di appunto pubblica incolumità, rischio idraulico eccetera. È l'interazione tra Comune Scontrone, la Regione Abruzzo, servizio genio civile. Fondamentalmente io chiedo informazioni e chiarimenti relativamente a questi lavori di messa in sicurezza, dicendo che i documenti che ho a mia disposizione consistono in una sommaria relazione tecnica, un reportage fotografico, una cartografia a scala vasta, e che da quanto ho potuto verificare dall'ufficio tecnico sono state messe in deliberazioni senza che fossero realmente individuate le aree di interesse, che ci fossero dettagli progettuali, e che quindi l'amministrazione intendeva in qualche modo essere messa meglio a conoscenza, avere un quadro informativo della situazione con tutti i documenti del caso, specificando che si chiede tramite gli atti del caso di poter intervenire con modifiche e prescrizioni qualora gli interventi previsti, diciamo, non fossero in qualche modo di completa soddisfazione per l'amministrazione, rendendosi chiaramente disponibili all'incontro. Neanche 12 giorni dopo arriva la risposta dal genio civile, veloce, nella quale si dice che in merito alla appunto nota inviata, il cui contenuto desta alcune perplessità nei contenuti, nei toni e nelle richieste, in effetti la relazione io scrivevo che era sommaria, ma era veramente sommaria, era una paginetta in cui si diceva quali tipi di interventi sarebbero stati previsti, e si specifica che il fiume Sangro è un'asta di primo ordine, pertanto di competenza regionale, che il genio civile è il soggetto che ha il compito di svolgere la funzione tecnica amministrativa inerente alle opere idrauliche, che l'amministrazione comunale è competente esclusivamente al rilascio del parere urbanistico edilizio, non gli è attribuita alcuna competenza in merito all'esame degli atti amministrativi.
comunica che questo servizio non è tenuto ad inviare la documentazione richiesta né ad effettuare variante o modifica al progetto su richiesta di codesto comune, che questo comune provvederà a stralciare i lavori previsti sul territorio qualora il comune voglia ritirare la delibera che concedeva le aree di pertinenza, e comunque si rammenta che il sindaco è autorità locale di protezione civile, ergo se noi non lo facciamo tutto quello che succede è responsabilità tua. Allora, ho voluto diciamo partire con questa corrispondenza semplicemente per mettere in evidenza che c'è un problema di governance, c'è un problema di interazione tra gli enti, c'è un problema di frammentazione delle competenze, c'è una difficoltà di integrazione di queste competenze. La cosa poi si è conclusa anche con delle scuse, con la possibilità di concertare sul posto direttamente i lavori, però insomma era partita con questo piede, diciamo così. Nel mentre si continua nell'esperienza amministrativa, dal 2006 era già arrivata questa domanda, nel 2013 si ripresenta, è una domanda di derivazione per rilascio di concessione ad uso idroelettrico. Allora lo dico perché prima ho detto sono arrivata con tutto portato in conoscenza, migliori intenzioni, eccetera, e devo dire che l'esperienza è stata quella di stare in trincea, perché sei lì a cercare di difendere più che riuscire appunto magari a fare grandi progetti e interventi migliorativi, a cercare di salvare il salvabile. Abbiamo parlato prima anche un po' di questa escalation dell'idroelettrico, questa era una richiesta di concessione diciamo per un certo quantitativo, però con il problema che avrebbe comportato un'importante infrastrutturazione sul corso d'acqua, fare sbarramenti e quant'altro. Perché cito questo esempio? Perché è un esempio che ha sollevato numerosi conflitti territoriali. Questa era un'opera veramente un po' calata dall'alto, una concessione che probabilmente era in regione da diverso tempo, che si è ripresentata nel corso degli anni. Ci sono state osservazioni, ovviamente anche da parte del comune, si sono fatte assemblee di pescatori, portatori di interesse, conferenze di servizi in cui ci siamo ritrovati veramente decine di associazioni del posto contrari a questa a questo intervento. Infatti qui ho riportato qualche strato di tutto quello che è stato un po' diciamo l'enfasi che c'è stata anche sulla stampa locale con diversi articoli usciti, no, alle centrali, sia dal comune di Castel di Sangro che dal comune Piovalle che dal comune Scontrone, da parte dei pescatori, anche la provincia è intervenuta per dire stop a queste centrali. Diciamo che probabilmente un po' tutto questo conflitto che si è sollevato ha poi fatto propendere diciamo, il soggetto che aveva proposto l'intervento a lasciare perdere. Arrivo all'anno 2012, questo è un po' l'esperienza forse più eclatante che ho vissuto, perché attraverso un finanziamento regionale per interventi straordinari di manutenzione idraulica nell'ambito dei PFAS, ci arriva la notizia di un importo di 1.118.000 euro per fare interventi di riapertura della sezione idraulica, pulizia e ripristino delle difese secondarie proprio appunto sul tratto di corso d'acqua tra Comune Scontrone e Castel di Sangro. È un corso d'acqua che era già stato pesantemente cementificato negli anni 80 e che però nel tempo diciamo era riuscito a riprendere un po' il suo corso, la sua naturalità, tant'è che negli ultimi anni sia la regione che l'autorità di bacino hanno investito oltre 2 milioni di euro per fare studi di recupero di questo corso d'acqua per naturalizzarlo eccetera. Ebbene, dopo anni di studi, dopo individuazioni di soluzioni progettuali eccetera, arriva un finanziamento di 1.118.000 euro per far sì che un fiume, vedete, si vede il canale però si vede anche all'interno del corso d'acqua che in qualche modo si è ripreso, c'è vegetazione, c'è diciamo, un minimo di dinamica per riportarlo a questa condizione, che è quella del corso d'acqua, dopo appunto la canalizzazione degli anni 80, cioè un sistema di difesa secondaria con dentro nulla, soltanto l'acqua che scorre, con l'idea di appunto veicolare la piena il più velocemente possibile a valle. Ovviamente, come dire, è stato veramente un colpo al cuore, come si dice, da qui è iniziata una forte interazione con la regione, con l'autorità di bacino, ho portato gli estremi, andiamo dal 2012, che è l'anno in cui era stato redatto il progetto preliminare sulla base appunto di quell'intervento, al 2015, perché oggi siamo pervenuti a un progetto definitivo dopo una marea di incontri, sopralluoghi, documenti tecnici prodotti dai comuni con appunto i pareri tecnici che davano indicazioni progettuali, incontri con la ditta che è stata poi
progetto che si è aggiudicato l'appalto per capire come realizzare tutta una serie di interventi. Non mi dilungo oltre, diciamo che è semplicemente stata in qualche modo ribaltata la mentalità di questo progetto. Cosa voglio dire? Queste sono già carte del progetto definitivo. Vedete questa linea che è appunto indicata nella parte alta, è un argine, quindi mentalità che è cambiata perché? Perché invece di ripulire questo canale, far sì che diventasse nuovamente appunto semplicemente un canale per lo scolmo delle piene, si è deciso di iniziare a riaprire il corso d'acqua da quel canale in cemento nel quale è confinato, andando a proteggere gli abitati in situazioni come queste con la costruzione di un argine a ridosso degli abitati e con la possibilità invece di iniziare a demolire. Vedete questa foto qui, si vede proprio la parte più esterna del canale che inizia a cedere. Ecco, l'idea era ripristinarlo totalmente nella sua condizione originaria e oggi invece il progetto prevede la rimozione totale di questa parte, diciamo, di muro sfondale per far sì che il fiume in piena possa iniziare invece a interessare la pianura alluvionale circostante che fortunatamente è ancora demaniale. Anche qui ultimi, diciamo, alcuni esempi flash. Demolizione sfondale dell'alveo di Mangra, ovvero laddove il fiume con le varie piene aveva già in qualche modo distrutto tutte quelle che erano appunto i cordoni, le difese sfondali, eccetera. Tutte queste che sono opere ammalorate, anziché essere ripristinate in sito, verranno completamente rimosse. La demolizione di passerelle in cemento che in modo diciamo anche assurdo che erano state poste come attraversamento del corso d'acqua e chiaramente sono un po' delle barriere in caso di piena, anche queste verranno demolite e come dicevo prima questi muri sfondali in queste condizioni verranno completamente rimossi. Il progetto è in VA adesso, è in valutazione, per la fine dell'estate, inizio dell'autunno dovrebbero finalmente partire questi velocissimamente qualcosa sullo sviluppo locale, che avremo occasione magari anche nella tavola rotonda di parlarne più ampiamente. Sono stati previsti alcuni progetti, ad esempio per una pista ciclabile di collegamento tra i due comuni, cercando anche di tenersi a una certa distanza dal corso d'acqua, perché tipicamente la pista ciclabile viene costruita sulla sponda andando a irrigidire poi la dinamica del corso d'acqua. L'educazione ambientale, abbiamo posto pannelli di questo tipo per far conoscere il fiume sul ponte in modo che ci possa essere anche un riavvicinamento, un interesse verso il corso d'acqua, il coinvolgimento, l'attività con i portatori di interesse, l'associazione di escursioni sul fiume, l'educazione ambientale per i bambini, un incontro per la festa mosca sul fiume Sandro. Considerazioni finali. Emerge un po' l'importanza appunto di rafforzare e ammodernare quella che è appunto la pianificazione, l'approccio alla pianificazione e alla gestione del rischio idrogeologico, ne abbiamo parlato poco fa, per garantire due cose principali, le abbiamo visto da questi esempi che ho citato. Da una parte rispetto delle determinazioni, cioè quando si decidono le cose, se si decidono bene insieme, poi si devono fare. E dall'altra valorizzare la capacità di intervento dei diversi posti, senza che ci sia appunto poi prevalenza o preponderanza di determinate competenze su altre. Assumere scelte strategiche con la più ampia partecipazione e condivisione possibile, e qui un esempio potrebbe essere proprio quello dello strumento dei contratti di fiume, proprio a partire dagli enti locali, per fare quello che abbiamo detto fino a poco fa, invertire l'uso razionale del tipo di suolo, migliorare la mitigazione della riduzione del rischio, prepararsi meglio all'adattamento ai fenomeni naturali estremi, imparare a convivere con il rischio residuo, conoscere e rispettare i corsi d'acqua. Tutto questo significa di fatto programmare lo sviluppo locale del futuro. Grazie.